L'attività principale delle porte aperte è far volare la gente. Durante il weekend 26-27 agosto, qui alla sede del gruppo Volavela Ticino, si svolgeranno le porte aperte per far conoscere al pubblico la disciplina del volavela, promuovere la scuola di volo e dare la possibilità di fare un volo panoramico oppure un breve battesimo dell'aria con gli aglianti durante tutta la giornata, sia il sabato sia la domenica. Il battesimo dell'aria, un volo da circa un quarto d'ora, costa sui 100 franchi. Invece il volo panoramico, che dura una quarantina di minuti, sui 250 franchi. Durante le porte aperte noi in pratica più o meno dimezziamo questi costi proprio per offrire la possibilità di fare dei voli un pochino più a buon mercato. Sabato qui all'aeroporto di Locarno il gruppo Volavela Ticino avrà il piacere di ospitare l'associazione di beneficenza Dancing with the Clouds, che porterà in volo 13 bambini con varie malattie o deficit fisici. Li porterà in volo per regalare loro un momento di spensieratezza. Questo moto agliante permetterà loro di spiccare il volo per 20 minuti circa sul bacino del Locarnese. L'idea delle porte aperte è quella di far conoscere questo sport e far capire che tutti possono volare, di far apprezzare la bellezza del volo cosiddetto silenzioso, cioè senza il motore. Diventa una grande festa, magari qualcuno passa anche semplicemente per bersi un caffè e dice: ma perché no, proviamo questa idea di farci un volo. Diventa tutto più spontaneo. Ho cominciato appena 15 anni. Sì, in effetti puoi volare un agliante ancora prima di guidare una macchina. Questo a riprova che la disciplina del volavela è proprio uno sport molto sicuro, perché in fondo non c'è nulla che si può rompere. Il motore non c'è sull'agliante, la scuola ti forma per conoscere bene tutto quello che è la parte meteorologica, le correnti ascensionali, le termiche. Ho già volato da solo, sono anche già uscito queste montagne qua da solo. Mancano un po' le ultime cose prima di fare il brevetto. L'età per ottenere la licenza è molto bassa, a 16 anni si può ottenere il brevetto. Imparare come un po' andare in bici, così dici che non ce la fai e poi da un momento all'altro ce la fai. Ho veramente sentito questo grande passo nell'imparare. Volavo con l'istruttore e non riuscivo a stare dietro bene il traino, così. Poi proprio da una settimana all'altra sei riuscito a stare dietro il traino. La coordinazione vuol dire tanto, per cui il ragazzo di 14 anni che va in bicicletta, che scia, che fa diversi sport, è molto elastico, è veramente portato in maniera naturale. Cioè si vede questi ragazzini che dopo 12-13 voli già atterrano perfettamente. È difficile pianificare un volo in agliante, è dipendente dalle condizioni meteorologiche che lo tengono su, insomma. In base alla tua bravura, all'esperienza che hai, puoi stare in giro 5, 6, 7 ore tranquillamente e poi tornare in aeroporto. Ci vuole anche il talento, perché ogni volo è differente dall'altro. Veramente bisogna imparare a conoscere la natura. È bello perché non dipende da un motore, è un modo di volare che si adatta tantissimo a un lato sportivo. Il mio volo più lungo l'ho fatto con un istruttore, era giugno dell'anno scorso, sfruttando il vento. Siamo riusciti a raggiungere delle quote tra i 2500 e i 2800 metri, che ci hanno permesso di andare prima sul Monte Tamaro, poi approcciare le 100 valli, passare verso la Valle d'Aosta, arrivare fino a Cormaiore e tornare indietro per un volo complessivo di 4 ore e 40 circa. È tanto, sì, è stato tanto anche per me, come prima volta l'ho sentita. La decima stagione che faccio come pilota sportivo e sono riuscito a coronarla con un volo da 1000 km. Sono partito da qua, la mattina sono andato verso il Passo del Tonale, sono andato poi fino al passo che divide la Val Susa con la Francia e poi sono ritornato verso il Tonale. È stato uno zigzag che mi ha permesso di ottenere 1000 km. Nel 2016 ho fatto quello da 750 km, quindi adesso, diciamo, 10 anni dopo, coronare con, diciamo, anche il sogno dei volovelista arrivando a 1000 km dopo 10 anni è top. Quello che ci vuole è soprattutto costanza, perché all'inizio bisogna automatizzare dei movimenti che magari non sono dei movimenti che uno è abituato a fare. Il volovelista che comincia la zona di comfort è per dire: qua è il Ticino, il Sassariente, ci metta e poi ritorna qua a terra. Continuando a volare te espandi la zona di comfort. Il volo normale, tranquillo del pomeriggio, magari puoi anche andare fino al Monte Bianco, tornare indietro, oppure Bolzano, torni indietro. Il punto più lontano che sono andato è Puy-Masson, che è a sud della Francia. Si comincia a vedere il mare.
Club nasce nel 1936 grazie evidentemente a un gruppo di appassionati di volo a vela. Oggi conta un'ottantina di persone. Il volo a vela richiede comunque la cooperazione fra le persone, perché già soltanto togliere un aliante dall'hangar prevede almeno 3 persone, non tanto per il peso dell'aliante, perché bene o male sulle rotelle esce, ma proprio per controllare che le 2 ali che sono lunghe non picchino, che la coda non tocchi, che il naso dell'aliante non tocchi, quindi lavora in gruppo e questo è molto importante. Abbiamo 10 alianti, spesso sono utilizzati tutti. In Ticino è l'unico club di volo a vela. Anni fa c'era un club anche ad Ambrì. Vicino a noi ce ne sono 2, ce n'è uno ad Alzate, Brianza, e uno a Calcinate del Pesce. Pratico il volo a vela da quando ho 14 anni, ho proseguito con l'ottenimento della licenza del volo a motore e continuo questo splendido hobby con molto entusiasmo. Ho cominciato a 15 anni, ho fatto la scuola di volo e poi da lì ho sviluppato tutta la mia carriera come pilota sportivo, prima decidere di fare questo di professione. Mi piaceva sempre volare, anche andare in vacanze con l'aereo, mi emozionavo veramente sempre. Avevo questa possibilità e quindi mi sono detto dai, proviamo. Ho cominciato a volare quando avevo 54 anni, mi sono brevettato a 56, ma è la prova che il volo a vela è anche per chi ha una certa età. Non è che si debba farlo necessariamente a 14, 16 anni o a 20, 25, ce ne sono altri della mia età che stanno facendo il brevetto. Quando avevo 2-3 anni i miei zii mi portavano sempre qua sul sedile dell'aeroporto a vedere gli aerei che atterravano e decollavano. È una passione che ho poi portato avanti nel tempo andando a vedere diversi air show negli anni, fino a quando poi qualche anno fa ho deciso di iniziare il brevetto per l'aliante e diventare pilota. Una volta con mio padre e la mia sorella, che fa anche lei allieva qui, un giorno abbiamo fatto un volo per guardare com'è bello, siamo andati qui alla dica così e alla fine ci siamo iscritti nel corso. Il volo in aliante è qualcosa di nuovo per me e soprattutto è economico, sia per ottenere la licenza rispetto a tutte le altre licenze che poi mantenere la licenza. Fare un volo in aliante non costa come fare un volo su un qualunque altro aereo. La mia testa è sempre stata per aria in tutti i sensi. Avevo un cugino che era pilota militare. Quando ero bambino mi portava su aerei da turismo qua e là ed era, se vogliamo, il mio idolo. Cioè, chi aveva il giocatore di calcio, io avevo questo mio cugino. Una decina di anni fa avevo conosciuto un gruppo di piloti che mi hanno detto provaci. E io mi sono detto, beh, perché no, proviamo, vediamo com'è. Poi sono stata presa dalla malattia, insomma. La chiamo malattia, ma in realtà è una bellissima esperienza. Più che altro non è che ho una sensazione che mi spinge a volare, ma so che se non volo sto male. Perché il volo è una cosa bellissima. Ho ripensato anche all'aliante un po' come passo per forse pilota militare, così, però ho ancora il piede nello sport, che è ancora piano A. Nel mio caso l'ho sempre tenuto come una passione, un passatempo, però non sei mai arrivato. Inizi col brevetto di volo a vela, poi inizi a fare abilitazioni su alianti sempre più performanti, ti stimola sempre a fare di più. Devo definirlo una vocazione, anche gli altri piloti dell'aviazione generale non hanno idea di quello che si può fare realmente con l'aliante o il potenziale che c'è dietro, tant'è che io lo considero, se vuoi, la chiave di successo per la mia professione. Inizi a fare il brevetto dell'aereo, a fare abilitazioni a macchine sempre più performanti. Se non ti basta l'aereo, c'è l'elicottero e via così. Non hai mai finito di imparare, non hai mai finito di sentirti arrivato. Se dovessi avere un figlio che vuole imparare a volare, il volo a vela proprio propedeutico a quello, perché lì impari veramente la coordinazione nei comandi. Impari a conoscere anche la natura, che poi può servire anche con il volo a motore. Il volo è veramente un ventaglio a 360 gradi.